Buongiorno, questa è la routine che faccio ogni mattina e spesso anche la sera. Quindi inizio con latte e detergente, lo applico sul viso o asciutto o puoi applicarlo anche sul viso leggermente bagnato. Distribuisco bene su tutto il viso il prodotto. Se devi struccarti è ottimo anche la sera per struccarti, latte e detergente naturale. Così, e poi lo rinnovo con un panno imbevuto di acqua tiepida o anche calda. Adesso d'inverno mi piace anche che l'acqua sia calda, quindi strizzo via l'acqua e poi rimuovo il prodotto dal viso, lasciando prima un po' tampone in questo modo e mi godo anche il calore dell'asciugamano e poi rimuovo il prodotto dal viso. Così. Se hai tanto trucco, ti suggerisco di riapplicare ancora un po' di latte detergente e ritogliere. Oppure la mattina io rimetto l'asciugamano sotto l'acqua calda e mi godo di nuovo il calore, stavolta solo il calore dell'asciugamano su tutto il viso. Questa pratica si chiama shock termico ed è veramente una coccola per il viso. Poi proseguo con il tonico, me lo spruzzo. Questo è un tonic calm per pelli molto sensibili come la mia. Lascio che si asciughi e poi continuo con l'acido ialuronico. Questo serve a idratare la pelle e lo applico ovunque, quindi sopra gli occhi, sulle ciglia, sulle palpebre, sulle labbra, sul collo, veramente ovunque. Poi vi metto sotto tutti i prodotti che ho usato, così se volete dare un'occhiata al link sul sito dei prodotti. Così, picchietto per farlo penetrare. E poi lascio anche questo si asciughi e dopodiché termino con la crema viso. Io in questo periodo che fa più freddo uso la crema Rich che è molto un po' più densa e concentrata e veramente mi nutre e idrata la pelle. Quindi anche questa la stendo su tutto il viso, quindi prima la stendo come ti ho mostrato prima sulle mani e poi la applico sul viso. Così, ovunque. E poi, se devo uscire, metto anche, termino con il fondotinta, ovvero crema colorata. È un fondotinta naturale, non è molto coprente, ma comunque si copre bene, diciamo, le imperfezioni e anche la mia Cupe Rose. Non è super coprente, ma comunque anche questa è una crema idratante colorata. Che la puoi applicare o col pennello, con la spugnetta oppure con le mani come sto facendo io. Insomma, anche se non è super coprente, riesce a coprire bene i miei rossori del viso. Ci sono in due tinte, questa è la più chiara, ma esiste anche una più scura. E voilà! Ciao e alla prossima!